Buongiorno a tutti, sono Bruno Cherin, amministratore del gruppo Facebook Sestri Ponente dintorni, dove potrete visionare tutti i video che produco e realizzo personalmente. E oggi Lina, di cosa parliamo? Oggi parliamo della biblioteca Bruschi Sartori di Sestri Ponente, quindi seguiteci. Va bene, andiamo. Buongiorno. Ciao Lina, benvenuta presso la biblioteca Bruschi Sartori. Bene, ci troviamo infatti presso la biblioteca Bruschi Sartori di Sestri Ponente e siamo qui in compagnia con la direttrice Letizia Ruggeri per parlare di una bella iniziativa dedicata alla famosa pittrice messicana Frida Kahlo, di cui ricorrono i 70 anni dalla morte, ed è morta proprio nel mese di luglio. Ma adesso parliamo, oltre che di Frida Kahlo, anche un po' dei vari servizi offerti da questa bellissima biblioteca. Va bene, io direi di accomodarci. Allora, prima di iniziare a parlare dei servizi offerti dalla biblioteca, vorrei dire che noi siamo un bel gruppo di lavoro, siamo dei dipendenti del Comune di Genova. La nostra è una biblioteca diciamo del municipio Sesto Medio Ponente e il nostro è un bellissimo gruppo di lavoro, collaboriamo insieme e siamo, oltre che io, Alfano Raffaella, Beluschi Daniela, Bono Patrizio, Lofiego Alessio, Monica Macchi, Cinzia Pè e Paola Stenta e poi Giorgio Barile che è l'informatico. Allora, quali sono i servizi offerti dalla biblioteca? Noi siamo una delle biblioteche di Genova città metropolitana, siamo collegate, tutte collegate tra loro, per cui anche per esempio il servizio prestito consente alle persone di prendere sia libri che ci sono nella nostra biblioteca, ma anche libri che ci sono in altre biblioteche. Oltre al servizio di prestito, che è quello più ovvio, abbiamo il catalogo online, la biblioteca digitale, il prestito fra biblioteche del comune, diamo informazioni bibliografiche e poi c'è la lettura in sede. Abbiamo circa un centinaio di posti a sedere e le persone possono leggere o libri della biblioteca, noi abbiamo un patrimonio di circa 65.000 volumi e anche libri propri portati da casa. Per esempio abbiamo tanti studenti universitari che fanno questa cosa. I posti a sedere hanno tutti la postazione wifi per cui gli studenti possono collegarsi e studiare le loro lezioni. Abbiamo internet, abbiamo delle postazioni anche per disabili. E poi la biblioteca offre diversi eventi culturali, quindi presentazioni di libri, attività didattiche, laboratori per le scuole di ogni ordine e grado. Abbiamo dei gruppi di lettura, un gruppo di lettura sul fantastico e un gruppo di lettura di poesie, romanzi, eccetera. E abbiamo anche le visite guidate, perché qui ci troviamo all'interno della ex manifattura tabacchi, per cui vengono anche alcune persone oppure le scuole che vogliono sapere la storia della manifattura tabacchi. So che organizzate diverse vetrine, questo ne è un esempio, questo di Frida Kahlo, ma che cosa sono esattamente delle vetrine? Ecco, vetrine è un termine, un gergo nostro delle biblioteche. Le vetrine tematiche sono delle esposizioni di libri che appartengono appunto al patrimonio della biblioteca e noi esponiamo a seconda dell'argomento che c'è in quel momento, per tenere vivo anche l'interesse dei lettori e per fare cultura, perché la biblioteca è collegata anche, noi siamo collegati anche con i musei, con i teatri di Genova, cerchiamo di seguire un filo conduttore. Se per esempio adesso è il mese di luglio, il mese dedicato a Frida Kahlo, cosa facciamo? Noi prendiamo tutti i libri in nostro possesso e li esponiamo, e questa è la vetrina, e questo lo facciamo tutte le volte che c'è una ricorrenza particolare. C'è stato il momento di Italo Calvino, per esempio quest'anno sarà il momento del Medioevo, quindi a seconda delle varie circostanze o della ricorrenza particolare esponiamo, creiamo un evento, sì, creiamo un evento, esponiamo i libri per tenere anche informata la cittadinanza. Bene. E una domanda che mi viene qui sul momento, ma chi è il fruitore tipo della biblioteca? Perché uno pensa solo agli studenti, ma penso ci saranno anche fruitori. Questa è una domanda che mi piace tantissimo. Allora, chi sono i fruitori? I fruitori
sono persone di tutte le età. Noi abbiamo, vengono anche i bambini dell'asilo nido accompagnati dalle maestre, quindi siamo un servizio fortemente radicato sul territorio di Sestri Ponente. E ci tengo a dire che tutto quello che facciamo è gratuito, perché non è così scontato. Ecco, alcune persone pensano di dover pagare alcuni servizi. Ad esempio quest'anno ho fatto un corso interessante che è piaciuto molto alle persone sulla prevenzione del decadimento cognitivo. È un corso di memory training. Ecco, tutto quello che noi facciamo è gratuito. Basta, l'unica cosa che è necessaria è l'iscrizione alla biblioteca, in quanto sono servizi offerti dalla biblioteca. E appunto, tornando alla tua domanda, vengono persone di tutte le età, vengono addirittura anche le scuole di Cornigliano, quindi vengono persone da altre circoscrizioni, da Pegli, perché a Pegli non c'è la biblioteca, e quindi abbiamo un'utenza molto vasta, non abbiamo solo gli studenti universitari. Proprio per questo il nostro patrimonio librario tiene conto anche delle esigenze delle persone. Noi abbiamo i cosiddetti i libri che ci vengono richiesti dalle persone, e quindi trovate nella nostra biblioteca appunto gialli, romanzi di vario tipo, dai romanzi ai saggi, tutte cose che ci sono state richieste ai nostri utenti, anche libri universitari per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Frida Kahlo nasce il 6 luglio 1907 nella periferia di Città del Messico e si spegne a soli 47 anni, il 13 luglio 1954, precisamente 70 anni fa. La sua infanzia è segnata da una malattia perché affetta dalla spina bifida e all'età di 18 anni subisce un grave incidente che le provocano delle lesioni alla colonna vertebrale e che la costringono ad essere allettata e a utilizzare busti in gesso. Ma è proprio in questo periodo Frida scopre la pittura e trasforma la propria sofferenza in arte. La sua produzione artistica presenta uno stile naif influenzato dall'arte popolare messicana ed è caratterizzata prevalentemente da autoritratti, dove dipinge anche la propria vulnerabilità e sofferenza, dandoci del corpo femminile una narrazione più autentica e inclusiva. Frida Kahlo è davvero un modello di resilienza, oltre che di emancipazione femminile, poiché è capace di rompere gli schemi e sfidare gli ideali di bellezza convenzionale. Progetti futuri? I progetti futuri sono collegati un po' a quello che abbiamo fatto anche quest'anno, perché alcune attività sono andate bene, è il caso di riproporle. E quindi come progetti futuri avremo di nuovo il corso di allenamento della memoria che faccio io personalmente, poi avremo le gare di scacchi, perché siamo diventati il polo scacchistico del Ponente. Che bello. E organizzeremo dei tornei. E poi sempre continueremo con le presentazioni dei libri di scrittori esordienti, i gruppi di lettura ci saranno, che riprenderanno a settembre dopo le vacanze estive, quindi il gruppo di lettura sul fantastico condotto da Mario Pesce e il gruppo di lettura invece di romanzi e poesie condotto da Adriano Sanna. Poi cosa avremo? Quest'anno siamo Genova capitale europea dello sport e città del Medioevo, e quindi ci saranno delle iniziative proprio su queste tematiche qui. Noi collaboriamo anche con la scuola di musica Conte di Pegli, per cui sono venuti a fare delle attività dove abbiamo coinvolto i bambini delle scuole. E faremo le cose, come vi dicevo quando ho parlato della vetrina, le cose di argomento attuale. Quindi ci sarà il 30 luglio la giornata mondiale dell'amicizia, a settembre faremo qualcosa sul salone nautico, a ottobre faremo una vetrina in occasione della festa dei nonni e del festival della scienza. A novembre faremo delle vetrine dedicate alla giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, quindi andremo avanti così, un seguiremo. Anno bello pieno. Sì, il nostro è un calendario molto fitto e molto denso, e poi siamo sempre aperti alle richieste comunque delle persone, che ci fanno le persone, e quindi siamo anche molto flessibili. Bene Letizia, siamo arrivati alla conclusione.
Io vi invito a visitare il nostro gruppo Facebook Sestri Ponente e dintorni, dove potrete vedere tanti eventi culturali che avvengono qui a Sestri, compreso questo bellissimo evento. E grazie Lina per essere venuta a trovarci, invito tutta la cittadinanza a venire e ricordo, come ho detto prima, che tutte le nostre attività sono gratuite. E su prenotazione si può telefonare al numero della biblioteca 010 55 75 590, prenotarsi e chiedere anche quali sono le attività del momento. Ne approfitto per ricordare anche allora i nostri orari estivi. Grazie, bene, vi aspettiamo. Bene, grazie, e ora facciamo una bella foto di gruppo.